Buongiorno a tutti e bentornati. Oggi prepariamo dei biscotti croccanti buonissimi, vegani e senza glutine. Sono perfetti per accompagnare tè o caffè e sono squisiti anche inzuppati nel latte. Cominciamo subito. Per preparare questi biscotti vi servirà la farina di mandorle. Io non ne avevo, ma avevo le mandorle e così ho tritato quelle molto finemente. In una ciotola ho aggiunto la farina di avena e le mandorle appena tritate. Per dolcificare ho usato zucchero di canna integrale. Ho aggiunto anche lievito e sale e profumato con una bustina di vanillina. Come sempre troverete tutti gli ingredienti elencati nelle note sotto al video. Come ingredienti liquidi ho aggiunto l'olio di cocco, ma potete usare anche del burro, sia classico che vegetale, e 2 cucchiai di latte. Io ho scelto quello di soia, che in genere prediligo sempre quando preparo i dolci. Ho poi mescolato tutti gli ingredienti con la forchetta e ho aggiunto anche mandorle tagliate grossolanamente col coltello e gocce di cioccolato. Se volete potete anche cambiare a vostro gusto questi 2 ultimi ingredienti. Secondo me ci starebbero benissimo anche noci ovetta oppure mirtilli e semi di zucca. Ho fatto riposare l'impasto in frigo per 10-15 minuti e poi ho formato delle palline. Le mie si sgranavano un po' perché in realtà ho dimenticato l'impasto in frigo e l'olio di cocco si era del tutto solidificato. Per rendere questi biscotti ancora più golosi ho aggiunto gocce di cioccolato extra in superficie e poi ho infornato a 180 gradi per circa 13 minuti. Eccoli qua, belli da vedere e ottimi da mangiare. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, non dimenticate di lasciare un like e un commento e di iscrivervi al canale di Dolcezza e Magia. Io come sempre vi ringrazio per aver trascorso un po' del vostro tempo con me. A presto!